un film che canta le lodi del cinema, e quindi era giusto dargli la bellezza, la potenza del grande schermo di Piazza Maggiore. Abbiamo voluto presentare questa sera L'ultimo Gattopardo, che noi pensiamo essere il primo grande film dedicato all'età d'oro del cinema italiano. E abbiamo l'onore di avere questa sera con noi il produttore Guido Lombardo e il regista, il premio Oscar, Giuseppe Tornatore. L'idea è stata di Guido Lombardo, il figlio di Goffredo, che ha voluto fare un film che ricordasse la figura del padre, che è stato uno dei produttori più importanti del cinema italiano, che io ho avuto la fortuna di conoscere perché produsse il mio primo film. E quindi ho accettato, ma era giusto raccontare la storia di quest'uomo di cinema così particolare, e spero che i giovani, insomma, possano saperne di più. Passò al cinema perché si trovò nelle mani un... Invece com'è nata l'idea di presentarlo qui a Bologna oggi? Beh, l'idea è di Farinelli, il direttore della Cineteca di Bologna, perché il documentario è stato realizzato grazie alla loro collaborazione, perché tutti i materiali della library della Titanus sono in deposito alla Cineteca di Bologna, e tutti i frammenti di repertorio che io ho utilizzato sono stati elaborati da loro, e tutti gli effetti speciali che ho realizzato nel documentario li abbiamo fatti in collaborazione con loro. E quindi quando Farinelli mi ha chiesto di presentare il film qui, ovviamente ho accettato. Ormai i film li si vede sempre più in ambienti sempre più piccoli, sale piccole, nei multiplex, a casa col DVD, nel computer, in monitor sempre più piccoli. E quindi un ambiente così sconfinato, una piazza bellissima come questa, con uno schermo immenso come il vostro, è ossigeno per chi ama il cinema. È un'iniziativa bellissima che io vi auguro possa continuare all'infinito.